L'Accademia di Belle Arti Tiepolo di Udine continua a svilupparsi e diventare un punto di riferimento nel panorama della formazione per la grafica e il design. Dopo aver ampliato i locali nella sede di Viale Ungheria già ad inizio 2024, è stato annunciato un ulteriore ampliamento che sarà possibile grazie alla disponibilità degli spazi nell'ex casa dello studente. Un'iniziativa resa possibile grazie al sostegno dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio e dell'assessorato alla formazione. L'Accademia Tiepolo negli anni è diventata un punto di riferimento, direi un'eccellenza della formazione di questo tipo che parte dalla nostra regione e oggi si parla di mettere a disposizione dei locali che a un certo punto sembravano anche essere destinati ad altro, quindi rimangono invece nell'alveo della formazione. Sì, rimangono destinati ai giovani, rimangono destinati all'alta formazione che è un tema sul quale ci stiamo concentrando in maniera puntuale, creano realmente un polo ampliato rispetto alle sedi universitarie dell'Accademia, dell'Ardis stesso in questo territorio e ovviamente aprono valutazioni ulteriori rispetto anche a servizi che possono essere messi a disposizione. I nuovi spazi saranno utilizzati per le attività di laboratorio e per uffici dell'Accademia. Già a dicembre ci sarà un primo trasferimento. Le prospettive di sviluppo sono confermate dai numeri di immatricolazioni dell'anno accademico 2024-2025. La crescita negli anni è stata esponenziale. Ormai noi siamo arrivati quasi a 1000 studenti, siamo partiti 8-9 anni fa con 50 e se il trend è questo, se il prossimo anno avremo un numero di matricole pari a quest'anno, noi saremo già in grande sofferenza.